In occasione della Giornata Mondiale dell'Insegnante, la rete Euridice ha pubblicato il rapporto Stipendi e indennità di insegnanti e capi di istituto in Europa. Il documento conferma un dato noto ormai da molto tempo, e cioè che lo stipendio dei docenti italiani è uno dei più bassi fra quelli dei 42 paesi presi in esame. Ma c'è un ulteriore aspetto da considerare. I nostri insegnanti raggiungono il massimo della retribuzione dopo 35 anni di lavoro. In altri paesi questo avviene molto prima. Il rapporto fa riferimento alle retribuzioni del 2017-18 e mette in evidenza come nella maggior parte dei paesi, nei 3-4 anni precedenti, si siano registrati aumenti più o meno significativi degli stipendi tabellari e delle indennità aggiuntive. Gli aumenti più importanti, superiori anche al 5-6%, si sono avuti in Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Islanda. Nel corso degli anni lo stipendio dei docenti europei aumenta mediamente del 50%, anche se, come abbiamo detto, i tempi variano molto da paese a paese. In Scozia, ad esempio, in pochi anni si raggiunge il massimo, che però è pari solamente al 30% in più del trattamento iniziale. In Svizzera l'aumento è del 50%, più o meno come in Italia, ma ci si arriva in 25 anni e non in 35 come da noi. Più fortunati i francesi, si arriva al massimo in 30 anni con un aumento del 70%. La differenza maggiore fra lo stipendio di un insegnante e quello di un capo di istituto si registra in Belgio, Irlanda, Ungheria, Romania, Regno Unito e anche in Italia. Il rapporto sottolinea che le retribuzioni sono una leva importantissima, anche se non l'unica per la verità, per motivare i docenti e per garantire una selezione in entrata che possa attirare giovani preparati e adeguati alla professione. La situazione italiana su questo punto è piuttosto nota. Stipendi bassi, sviluppo retributivo molto lungo nel tempo, modello di reclutamento che non favorisce certamente l'ingresso di energie giovani. Inoltre manca completamente una qualsiasi forma di carriera, tanto che chi aspira ad uno stipendio migliore deve cambiare mestiere e tentare il concorso per dirigente scolastico. Ma dalle notizie che stanno arrivando in questi giorni, in queste ore, non sembra proprio che il 2020 possa portare qualche novità apprezzabile. D'altra parte anche il presidente della Commissione Cultura della Camera, il pentastellato Luigi Gallo, lo ha detto chiaramente nel corso di una intervista rilasciata alla nostra testata. Il governo ha un sogno, ecco, ha usato esattamente questa parola, quello di dare un aumento a 3 cifre. Su questo tema noi continueremo a tenervi informati, anche perché vogliamo capire insieme con voi se questo sogno si tradurrà in realtà. Per cui continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate a leggerci, ma soprattutto continuate a scriverci, a inviarci i vostri commenti e le vostre osservazioni.